toc. Sono tornata, nonna. Ciao. Avrei voluto cogliere dei fiori, ma non ne ho trovati. Sarebbe meglio raccogliere pecorelle. Poi avrei voluto portarti un cesto con vino rosso e dolce, ma i cesti in cucina sono troppo grandi. Ehi, devi chiedere delle mie orecchie e dei miei occhi. Va bene. Perché hai orecchie così grandi? Per sentirti meglio. Bene, così potrei anche ascoltarmi bene. Assomiglio soltanto a Cappuccetto Rosso. In realtà sono Robin Hood. Tanto meglio. Fai entrare allora anche il tuo cavallo. Ho gli occhi grandi per vederti meglio. Ehi, senti, questa battuta è mia. Oh, nonna, come mai i tuoi occhi sono così grandi? Per vederti meglio, bambina. Nonna, perché hai la bocca tanto grande? È per mangiarti meglio. Resta qui, adesso devo mangiarti. Ma io non sono affatto buona. Se scappi sempre farai una grande confusione nel nostro spettacolino. Allora cerca di prendermi. Una pausa, credo di essere troppo vecchia per correre sempre dietro a Robin Hood. Molto bene, intanto non voglio che il lupo la mangi. Bene. Allora no. So che anche oggi il nostro lupo ha mangiato abbastanza. Intanto ha già ingoiato me. Ehi, Heidi, sai che gioco faremo la prossima volta? Biancaneve e i sette nani. Ho solo il costume da Cappuccetto Rosso. Biancaneve la nana non l'ha comprato. Venite qua tutte e due. Io trovo che il lupo assomiglia a Biancaneve. Ma non assomiglia affatto a Biancaneve. Quando ero piccola avevo anch'io un lupo e con quello recitavo persino la fatina di Pinocchio. Povera Biancaneve, forse ti hanno trasformata nel lupo cattivo. Forse sei addirittura il re Ranocchio. Povero brutto lupo. Che ne direste di farmi un vestito come quello di Cappuccetto Rosso? Non deve essere difficile. Il vestito della mia bambola è facilissimo a farsi. Intanto tu comincia a pensare alle favole. Possiamo recitare la favola di quella che dormiva nel bosco. Vuoi dire la bella addormentata? Sì, credo sia quella. Se si sveglia con il bacio in fronte del principe azzurro è quella. Anche la tovaglia. Non sapevo che lei fosse qui. Io sono sempre qui. Che cosa cerchi di nascondere dietro la schiena? Niente di speciale, volevo semplicemente non spaventarla. Mi dispiace, signora Rottenmeier. Che cosa dovrebbe significare questo? Oh, misericordia nauseante! Cosa vorresti fare con quel grosso topo? Non è un grosso topo, ma è un piccolo lupo e la nonna ce l'ha comprato per la recita. E quel costume che hai indosso l'ho cucito io. Ma che cosa dici? Un lupo? Vuoi essere così gentile da spiegarmi cosa ci fa quella specie di lupo in questa casa? Immagino che tu sappia che io non tollero animali in casa, neppure finti. Dammelo subito! Signora Sesemann. Sai che ti è riuscito molto bene.
Credi che vada bene? Certo che lo credo. Non sapevo che fossi così brava nel cucito. Ah, oh, è molto bello. L'hai fatto proprio bene, Heidi. Il lupo è molto più bello di prima. Vieni, mostriamolo a Clara. Lo infiliamo attraverso la porta e poi urliamo a più non posso. Signora Sesemann! È l'ora del riposo pomeridiano per la signorina Clara. Spero che non vorrà opporsi ancora una volta alle regole di questa casa. Ma certo, signora Rottenmeier, capisco cosa vuol dire. Non ha piacere che Clara veda questa bestia ributtante. Non ha detto prima che trovava ributtante questo incantevole pupazzo. No, adesso ricordo bene. Ha detto addirittura nauseante. È così, non è vero? Sì. Adesso, Clara, guarda un po' che cosa ha fatto Heidi del nostro lupo. Non volevi fargli un costume perché assomigliasse a Biancaneve? Sì, doveva diventare anche un costume da Biancaneve, ma quando l'ho guardato bene era ancora e sempre soltanto un lupo. Però il lupo ti è riuscito particolarmente bene. Forse dovremmo dare la medicina al tuo lupo. Forse diventerà così grande e forte che potrà acchiappare Cappuccetto Rosso. Di nuovo la medicina. L'ho presa solo poco tempo fa. Era stamattina, Clara. Su, apri la bocca. Non potremo dimenticarcene per una volta. Non mi piace. Clara, non fare storie. Non è poi la fine del mondo. Oh, sì, è proprio cattiva. Clara, ti stai comportando proprio come una sciocchina. Ho pensato una cosa. Potrei andare dal dottore di Clara. Forse conosce una medicina che ha un sapore migliore. Sono sicura che Clara non rifiuterà le medicine buone. Posso andarci, nonna? Non saprei, Heidi. Posso mandarti sola? Te la sentiresti di farlo, tu? Perché no? Non è poi tanto difficile. Sarà meglio che Giovanni ti accompagni. Forse il dottore potrà anche dirci quando Clara potrà alzarsi da quel noioso letto. Arrivederci! Puoi essere veramente orgogliosa di questa amica, Clara. È proprio gentile. E adesso anche tu farai un piacere a lei. E come? Come posso farle un piacere? È molto semplice. Prendi la tua medicina, così presto potrai alzarti di nuovo dal letto e potrete giocare insieme. So. Bevi anche questa, così va giù meglio. Non è buona, è terribilmente amara e ributtante. Certo, ma ti fa bene, lo sai, Clara. Viene mai a farci visita. Ma è una sorpresa. Non sei malata, vero? Oh, credo quasi di sì adesso. Che c'è? Hai avuto paura, forse? Sta tranquilla. Credevo che fosse un fantasma. Conosce una medicina un po' più dolce? Forse Clara ne prenderebbe un po' di più. Ne prende sempre così poca di quella. Forse la berrebbe addirittura tutta insieme. Se ne prendesse di più, guarirebbe molto più in fretta, non è vero? No, non c'entra questo. Lei deve guarire da sola. La medicina che ti darò adesso può solo aiutarla ad accelerare un po' la guarigione. E io sono solo un medico, non un mago. Anche se mi piacerebbe tanto di esserlo. E poi Clara deve prendere solo tante gocce quante gliene prescrivo io. Non si gioca con le medicine, Heidi. Se uno ne prende troppe, può essere molto pericoloso, sai? Questo devo spiegarlo bene a Clara. Però Clara dovrebbe già saperlo, gliel'ho già spiegato ripetutamente, solo che certe volte continua a non voler capire. È anche comprensibile. La povera bambina se ne sta tutto il giorno in casa, mentre un po' di sole e un po' d'aria pura le farebbero tanto bene.
cura. Il dottore ha detto che non ha tanto bisogno di medicine quanto di sole, invece. È semplicissimo. Abbiamo bisogno di sole. Giovanni, come si fa per catturare un raggio di sole? Proprio non ne ho la minima idea. Allora dobbiamo inventare qualcosa. E il dottore ha detto che Clara ha bisogno di sole. Sole, sciocchezze. Ma che dici? Il sole non è una sciocchezza, è una cosa meravigliosa. Ti prego, Giovanni, portiamo a casa il sole. Vorrei capire una cosa. Adelaide, stai parlando seriamente? Sì, andiamo nel bosco e prendiamo i raggi del sole. E come, se mi è consentito? Non lo so ancora, ma un'idea mi verrà certamente. Devi solo portarmi nel bosco e non preoccuparti del sole. A quello ci penso io. Grazie. Sbrigati, per favore. Avremo storie con la signora Rottenmeier. Sto raccogliendo dei fiori. Perché non mi aiuti, Giovanni? Raccogliere fiori. Ci mancherebbe anche questa. Ecco la bambina della città, Heidi. Ah, siete voi, bene. Dunque sei ritornata. Ciao. Hai rinchiuso la tua amica lì, dentro la carrozza. Clara è costretta a rimanere a casa, è malata. Oggi sono venuta soltanto io. Clara deve restare tutto il giorno a letto. Purtroppo sì, per questo le raccolgo un mazzo di fiori. Conosco un posto dove crescono fiori ancora più belli. Davvero? Me lo insegneresti? Sai, lì al ruscello dove la nonna lava i panni. Ah, laggiù vuoi dire? Però bisogna camminare un bel po'. Sì. Vieni, se corriamo facciamo presto. Eccoci arrivati. Laggiù, quelli dicevo io. Oh, che belli! Hanno colori bellissimi. Valeva la pena, grazie ragazzi. Io ho un'idea, sta a sentire. Vieni. Peccato Clara non possa stare qui a vedere quanto è bello. Chissà come le piacerebbe. Secondo me il sapone nuovo che mi ha portato Lisa dalla città lava molto meglio dell'altro. Le macchie vengono via più facilmente. Con quell'altro si faticava di più. Mi facevano sempre male le braccia. Ah, è vero. Eccola, chissà se potrò prenderla. Speriamo di sì. Posso prendere questa cesta? Vorrei metterci dentro i miei fiori. Ne ho tanti, non mi entrano più nel grembiule. Non è nostra, prendila pure. Sta lì nell'acqua da qualche settimana. Molte grazie. Bene, abbiamo qualcosa qui. E quel cesto è proprio quello che ci serve. L'altro giorno le cercavi tanto. Sì, certo, so cosa vuoi dire. Ecco. Oh. Prese le...
Chissà Clara come sarà meravigliata. Attenti che non si tolga il coperchio, altrimenti scappano. Grazie, siete stati veramente molto gentili voi due. Salutaci Clara. Sì, le dirò che gliele mandate voi. Ciao. Tutto questo tempo, la signora Rottenmeier è di nuovo su tutte le furie per la rabbia. Tanto per cambiare, ogni scusa è buona per arrabbiarsi. Oibò. State attenti. Non inciampare. La signorina Adelaide, guarda un po'. Che piacevole sorpresa rivederti. A quanto mi è stato detto, volevi solo andare dal dottore, due strade più in là. Oh, che cosa c'è in quel cesto? Voglio subito sapere che cosa c'è in quel cesto, capito? Gatti? Visto che la bambina ha perduto la parola, rispondi tu, Giovanni. Spiacente, ma non ne ho la più pallida idea, signorina. Questa è una sorpresa per Clara. Adesso continua a tacere. Allora, Giovanni, sentiamo, cosa c'è in quel cesto? Ecco, purtroppo sono pronto a giurare che non lo so. Perché è ancora un segreto. Oh, misericordia! I tuoi segreti credo di conoscerli ormai. Per lo più hanno quattro zampe, graffiano e puzzano terribilmente. Portatelo fuori! Levatemelo da davanti agli occhi! Fuori! In quel cesto ci sono sicuramente altri gatti, non è così? No, non è così. In questo cesto ho portato il sole. E il sole fa bene a Clara. L'ha detto anche il dottore. Ha detto che non fa bene stare sempre chiusi in camera. Clara ha bisogno di sole e di aria pura. Ed è per questo che hai portato il sole? Signora Sesemann, se ne accerti da sola, io non ce la faccio più. Chissà che diavolo avrà messo nella cesta quella terribile bambina. Ma non ha sentito, c'è il sole, no? Heidi ha soltanto portato un po' di sole a Clara perché il dottore gliel'ha ordinato. Mi sembra di stare in un manicomio. E un paio di serpenti, se non altro un paio di... Oh, serpenti! No, signora Rottenmeier, non c'è nessun serpente. Oh, che peccato. E allora cosa c'è? Sono almeno ranocchie. Le ranocchie saltano sempre così allegre in giro. No, no, non sono nemmeno rane. Ma non posso dire che cos'è. Devi essere una sorpresa. Dimmelo piano. Sto scoppiando dalla curiosità. Oh, ancora meglio delle rane e dei serpenti. Per favore, Sebastiano, porta il cesto in camera di Clara. Ma attenzione, non aprire il coperchio. E non scuoterlo troppo. Cammina adagio. E chiudi la finestra che non prenda correnti d'aria. È una bestiola delicata. Heidi, Heidi, ogni minuto un'idea. Non è meraviglioso essere così giovane e spensierata? Come sarebbe?
una sorpresa meravigliosa. Era stupendamente bello, sono certa che non lo dimenticherò mai più in tutta la mia vita. Ah, tante farfalle colorate, come su un prato fiorito. Devi guardare ancora nel cesto, Clara. Ti ho portato anche un'altra cosa che ti piacerà. I due ragazzi hanno preso tutte le farfalle, ma io ho raccolto i fiori. Oh, vorrei tanto tornare in quel bosco, Heidi. Era così bello laggiù. Per questo devi prima guarire, eh? Sì. Adesso Clara diventerà ogni giorno più forte. Questa piccola montanara svizzera è una vera benedizione per Clara. Lo è per tutti noi. E le dirò che è un grande sollievo per me sapere che Clara sta insieme a Heidi. Adesso posso tornarmene tranquillamente a casa mia. Vuole andarsene proprio ora, signora Sesemann? Le bambine lo sanno già e come l'hanno presa? E questo è il punto. Non ho ancora avuto il coraggio di dirlo alle bambine. Però non ho scelta. Purtroppo domani dovrò dirglielo. Non sarà facile per Clara. Sarebbe molto meglio se lei potesse stabilirsi qui per sempre. Clara ha bisogno di lei, signora Sesemann. Heidi e Clara non sapevano ancora che le bellissime giornate con la nonna presto sarebbero finite. Senza preoccupazioni passavano come sempre il loro tempo con giochi, canti e racconti di favole. Nessuna di loro pensava che la nonna potesse ripartire un giorno, ma purtroppo quel momento arrivò. Heidi e Clara dovevano sapere la verità. Per Heidi l'addio fu particolarmente difficile. Sembrava che niente al mondo potesse consolarla. Ma come sempre, anche stavolta la signora Sesemann ebbe un'idea. Fece una sorpresa a tutte e due. Ma di questo vi parleremo la prossima volta.